Qua. Come promesso vi faccio un po' visitare il luogo in cui mi trovo costretto a vivere, ovviamente non per mia scelta, perché se fosse per mia scelta io me ne andrei su un monte a fare l'eremita, ma siccome non è mia scelta, dico che sono costretto a vivere qui. Questa è una delle stanze di questo palazzo, tutta crollata. Questi sono vari appartamenti chiusi, spaccati, distrutti. E io mi sono sistemato in questa stanza qui, che adesso vi farò vedere. Faccio vedere un po' di corridoio, quel giardino che c'è fuori, tutto abbandonato. Bene. Allora, la mia situazione è questa. Ho fatto domande di lavoro, ho fatto domande per l'ATER, sono una persona incensurata, ho sempre lavorato in vita mia, ho cercato di fare del mio meglio nei miei lavori, nei miei impegni. Ma a qualcuno non gli andavo bene. Qui cominciamo a entrare nella mia stanzetta di questo palazzo. Qui c'è il bagno, dove io l'acqua uso quella piovana, o dalla fontana. Eccoci qua. Eccoci qua, questa è la stanzetta che io mi sono un po' messo a posto, perché è tutto spaccato, è un palazzo dove tutto è sotto sopra. Io ho cercato di organizzarmi in questa stanza. Eccoci qua. Oggi è una giornata uggiosa, il mio albero che mi fa tanta compagnia, con gli uccellini la mattina che mi svegliano, con cui chiacchieriamo un po' insieme, e qui c'è un'altra stanzetta dove ho ospitato anche qualcuno che non aveva dove andare per un giorno o due. Bene. Torniamo a noi. Allora, dicevo, io mi trovo qui perché dovevo mantenere questa mia esistenza, questo mio corpo, e quindi sono arrivato a Trieste per lavorare, come ho sempre fatto, come vi ho detto prima. Ma è successo qualcosa che ha fatto in modo che io non dovessi più riprendere la mia vita. Domande non sono servite, la mia volontà espressa lavorando in nero per qualche prete e per qualche anziano che ho conosciuto, dei quali sono rimasti contenti del mio lavoro,
non è servito neanche quello, perché le mie domande sono state cestinate, nessuno mi ha mai risposto. Solo qualche mese fa, dopo 13 anni, tra cui denuncia archiviata in tribunale, una mia denuncia che ho fatto è stata archiviata in tribunale, documenti che io richiedevo in comune non me li sono ritrovati tra le mani perché hanno detto che non potevano rilasciarmeli in quanto il mio ex comune di residenza, il sindaco, non lasciava il nulla osta. Cioè tutte cose piovute dal cielo all'improvviso, come un lampo a ciel sereno, cose mai successe prima. E dopodiché è successo di tutto. Ho trovato un teleobiettivo di una signora austriaca in chiesa che valeva 6.000 euro. Ne ho parlato col prete, ci siamo messi d'accordo che se la signora avesse richiamato io la contattavo e glielo riconsegnavo, felice di riconsegnargli questo suo teleobiettivo che aveva perso. E così è stato. Il prete ha parlato con la signora mi ha contattato, ci siamo messi d'accordo perché lei era già andata via, era qui in ferie ma è andata via, era a Trieste e poi è andata via. Ed è dopo un po' di giorni questa signora ha richiamato dicendomi, era completamente cambiata, prima era felicissima, io più di lei perché gli stavo facendo un'opera buona, insomma, no? Voglio dire, ero contento di fare qualcosa di buono. E lei invece mi chiamò dicendomi, ma tu puoi chiedermi dei soldi? Ma dico, signora, ma io le ho mica chiesto dei soldi prima. Morale della favola, qualcuno ha messo zizzagne, non so, gli avrà detto che io sarò un poco di buono, visto che ormai la mia situazione è vergognosa, quindi qualcuno ha vergogna di presentare la mia storia, ha paura, ha sensi di colpa, non so. E allora qualcuno gli avrà detto che io sono un poco di buono, infatti questa signora al momento della consegna è venuta con due carabinieri, poliziotti, non so, in borghese. E lì non ci ho visto più, gli ho detto ma scusate, ma cosa state facendo? Cioè, ma cos'è questa storia? Io sto facendo un'opera di bene e voi mi arrestate. E anche dopo spiegazioni gli ho detto sentite ragazzi, ma la signora c'ha il mio numero di telefono, è intestato a me, è una carta d'identità il numero di telefono, voglio dire, è intestato a me. Conosco il prete e quando io ho detto questo loro infatti hanno detto, anche la signora è rimasta sbalordita. Anche questi in borghese hanno detto, ma infatti non capiamo questo il fatto come mai insomma loro si trovassero lì in quel momento, perché li hanno mandati, insomma, no? Perché è successa questa cosa. Dico, vabbè, io non mi meraviglio più di niente. Gli ho dato l'obiettivo alla signora. La signora è stata rimasta contenta, mi ha fatto un regalo della percentuale lì che si del valore dell'oggetto. Sono rimasto contento, ma nello stesso tempo deluso perché mi hanno fatto fare un'altra ennesima figura, insomma, questa signora spero che l'abbia capito che c'è stato qualcosa di losco sotto, non da parte mia, ovviamente. E boh, dopodiché mi è stato fatto un attentato in lavanderia. Infatti adesso io porto gli occhiali, vi faccio vedere, perché nell'altro video non li avevo, ma adesso ce li ho, insomma, prima non li avevo comunque, prima di questa storia, che mi hanno buttato dell'acido in faccia, in una lavanderia dove c'erano telecamere, e quindi c'era il filmato, due testimoni, un ragazzo e una ragazza, e anche lì è successo qualcosa che non si doveva sapere, questa mia situazione. Allora mi hanno detto no, non denunciarla, fatti dare qualche soldo. A me bruciava l'occhio, ho fatto una visita al pronto soccorso perché mi buttò dell'acido. Mentre una signora, insomma, è arrivata all'improvviso in lavanderia, ha fatto storie con me, che ero già lì, che voleva infilare lei la... Comunque, qualcosa di assurdo. Voleva infilare lei prima di me la sua roba, io e gli altri due ragazzi siamo rimasti e abbiamo detto ma che cazzo fa questa, no?
Comunque era anche qua qualcosa di poco normale, poco credibile, poco naturale, ecco. E quindi poi ho saputo che la chiavetta è stata sequestrata, la chiavetta di quel filmato, perché ci sono le telecamere in quella lavanderia, è stata sequestrata dalle forze dell'ordine. Morale della favola, io mi sono ritrovato che non vedevo più giorno per giorno, ho dovuto mettere gli occhiali e non ho fatto denuncia. Ho solo chiesto 300 euro, che non avrei chiesto neanche quelli. Mi è stato consigliato, mi ha fatti dare qualche soldo almeno. Boh, però voglio dire, c'è qualcosa di molto assurdo, no? E poi ti ritrovi qua a vivere, dopo aver fatto domande di lavoro, dopo aver fatto vedere che insomma uno si può fidare di te, ma infatti si fidavano di me, ma si fidavano questi personaggi che non hanno messo in pratica di risolvere la mia situazione. Quelli della chiesa avevo chiavi, quindi si fidavano di me, anzi addirittura, ma ti farò andare a lavorare in porto, ti farò andare a lavorare, vuoi lavorare lì dal gommista? E intanto si prendevano le mie confidenze, le mie carte di qua e di là. In questa casa mi è sparito documenti, un cellulare in cui c'erano registrazioni a favore mio, insomma, di quello che mi succedeva. E quindi capite, è tutto un gioco losco. Ecco perché io dico il tempo è finito. Il tempo è finito, ma nel senso che il tempo non è infinito, il tempo nostro su questa terra è finito. Quindi facciamolo finire in modo giusto, per il bene della nostra anima. E vabbè. Non so che dire perché c'è troppo da dire. E più cose dici, più sembrano incredibili, e più non sei credibile tu, perché il gioco è questo. Il gioco è questo. Fare tante cose alla tua vittima in modo che uno dice, ma questo ce l'ha con tutti. Capito? Io non ce l'ho con nessuno. Io non ce l'ho con nessuno e lo possono testimoniare tutti. È ovvio che io dico quello che mi succede, è ovvio che dico che questa è una cattiveria, è ovvio che dico che Tizio, Caio e Sempronio mi ha preso in giro. Ma se mi ha preso in giro non sono mica io che ce l'ho con lui, o con lei, o con loro. E questo vale, ovviamente io non parlo. Il mio discorso dovrebbe valere per quello che succede, insomma, a chi non ha voce, non solo a me, è ovvio, ma è ovvio. Va bene, io dico solo che è dura, credetemi, è dura. Dopo 13 anni nel freddo, al freddo, al buio, al gelo, insomma, senza acqua, luce, gas, che ti arrangi con un fornetto, ogni tanto ti guadagni qualcosa, ma ormai neanche quella più, perché con più passa il tempo, più la gente ti guarda male, più vede che sei in questa situazione e sembra che sei tu che non ne vuoi uscire, che insomma te la sei cercata e quindi non c'è più neanche un soldino per andare avanti. Ogni tanto tocca chiedere a chi? Al prete. Vai al prete, ma adesso lo faccio di nuovo da 2 volte al mese forse, da un mesetto, perché era già un bel po' che non volevo più avere a che fare. Però capite che è un'umiliazione che gratis, diciamo, come dire. Io mi umilio volentieri a fare un lavoro che nessuno vuol fare, quella sì, è un'umiliazione sana, diciamo. Ma farti umiliare così, per divertimento, per cattiveria, no?
Perché è cattiveria questa di sapere che c'è una persona in quella situazione. Avevo 39 anni quando sono arrivato. Tanta volontà, come ho sempre avuta, e ti lasciano e ti tolgono la possibilità. Ti deviano perché ho trovato lavoro, mi hanno deviato. È inutile raccontare, dico perché uno sembra non più credibile. Boh. Invece, appunto, poi loro magari arrivano, vedono che uno comincia a essere un po' più lucido, perché tra queste cose ti devastano la mente, ti devastano la mente psicologicamente e anche con sotterfugi che non vi sto a dire perché, ripeto, divento incredibile io. Invece sono incredibili le loro azioni. Che fanno però, sono azioni che fanno. Quindi dicevo ultimamente che comincio a esporre un po' di più il caso. 2 o 3 mesi fa mi hanno fatto la proposta di andare a stare in un camper, che lì per lì a me andava anche bene, cioè, boh. Non so perché io non ho diritto ad avere un lavoro e una casa, un indirizzo, visto che mi hanno dato anche una carta d'identità falsa, cioè il mio indirizzo è falso, risulta che io abito in una casa ATER. E quindi, capite, cioè, mi stava anche bene andare lì. Ma quando arrivai lì per vedere il posto, un posto lontanissimo, isolato, ma va bene anche tutto, insomma. Però poi già senti nell'aria, perché uno non è stupido, se uno è stupido, non so, boh, gli va bene anche che qualcuno gli rida in faccia, insomma. Ma io quando sono arrivato ho visto che c'era persone, insomma, che mi hanno detto, una persona, due, mi ha detto che io sono. Insomma, a loro gli è arrivata la voce di chi ha contrattato per me, quelli del comune, non so chi, che io sono uno che si crea dei problemi. Bene, allora io ho detto grazie, arrivederci. Cioè già stavo accettando qualcosa che non capisco il perché uno non debba essere un cittadino come tutti gli altri, avere una casa normale, un lavoro. Quindi me ne sarei andato in roulotte senza neanche lì avere un mio indirizzo privato, cioè che anche questo è assurdo. Va bene, c'è tanto, tanto, tanto da raccontare, ripeto. Adesso io lo dico perché non, di solito parlo con questo albero qui e lui mi ascolta e capisce e condividiamo le nostre emozioni, le nostre perplessità. Ma oggi l'ho fatto con voi, ho parlato con voi. Grazie a tutti e mi raccomando, non va bene, ho cercato di farvi vedere un po' di realtà, che già ne conoscete tanta, no? Però è più bello quando uno la realtà parla da dentro la realtà, da chi, non uno che va a filmare, che va a fare i filmini, insomma, magari ci guadagna su, eccetera, eccetera, no? I giornalisti o vanno a intervistare, gli vanno a portare la busta per farsi pubblicità, cosa vi devo dire? Boh, questa è la realtà fatta e raccontata da chi l'ha vissuta e la sta vivendo. E vi garantisco che la sofferenza è tanta, e so che dicendolo faccio contento chi vuole questo. Ma io non lo dico per loro, lo dico per voi che ascoltate e che non siete così malvagi, in modo che possiate capire che bisogna stare attenti a quello che vi raccontano e quando vedete una persona in strada, pensateci 3 volte. Prima di giudicare, perché dietro, chissà che storia c'è dietro,
chissà quanto male ha ricevuto questa persona, fin da piccolo, per interessi loschi, non si sa. Ci saranno anche quelli che magari se la sono scelta quella strada, ma io ci credo poco. È difficile che uno si scelga la strada della sofferenza, avete capito? Poi, cioè, ci può essere anche chi lo fa perché gli conviene, perché non so perché. Ma ricordatevi che la maggior parte non è colpa sua. Ne ho conosciuti tanti, disperati, che nessuno li ascolta ovviamente. E anche loro non hanno voglia di parlare perché non sanno che parlano con il muro. E dietro ci sono famiglie, genitori che li hanno usati e poi manipolati in combutta con altri esseri per interessi loschi, avidi e perversi anche. Va bene. E vi saluto e forse ci risentiamo. Bye, ciao ciao.